amici del T-Gym. Siamo assieme a Patrick Capai, campione italiano di pugilato. Ciao Patrick, ciao a tutti. Benvenuto. Grazie. L'anno scorso, all'età di 16 anni, hai partecipato agli Europei in Ungheria, nella categoria mosca. Che cosa ha significato per te questa esperienza? Diciamo che è stato uno dei più grandi obiettivi che si potesse raggiungere, diciamo, a quell'età, anche perché, diciamo, da junior nei 50 kg non ci sono i mondiali, quindi ci sono soltanto gli europei. Per me, diciamo, è stata una cosa grandissima. Nonostante ho perso, diciamo, ai campionati italiani, ho sempre partecipato ai campionati europei, che è stata comunque una splendida esperienza. Ascolta, si dice che la box sia una scuola di vita. A te cosa ha insegnato questo sport? Comunque sia il rispetto per qualsiasi persona, il rispetto per il tuo avversario e, diciamo, viaggiare troppo con la mente, restare sempre con i piedi per terra e credere sempre in te stesso. È la cosa principale. Sappiamo che il tuo allenatore è anche tuo papà. Sì. Ci potresti dire che tipo di rapporto avete? Diciamo che il rapporto a casa è sempre quello del padre, principalmente. Poi, logicamente, in palestra mi tratta come qualsiasi atleta. A parte questo, comunque sia, anche a casa, ogni tanto, certo, mi sprona per la roba da mangiare, magari perché devo fare il calo peso, devo perdere peso. Quindi anche un vantaggio, esatto, in qualche modo. Esatto, sì, per un vantaggio assolutamente. Sotto quel punto di vista, sì. E nel prossimo futuro come immagini la tua carriera? Io spero adesso ad aprile di poter fare i campionati europei, teoricamente ci sono. Successivamente ci sono i mondiali ad agosto e spero sempre di potermi qualificare. Quindi per me, diciamo che il futuro è pieno di obiettivi. Bene, ci fa piacere. Grazie. In bocca al lupo. Okay. Grazie per essere stato con noi. Ciao a tutti. Ciao.